si parla in questo convegno anche di anticorruzione, un tema che l'avete impegnato in primissima linea. Sì, si tratta di una materia sempre più rilevante per le sorti del Paese, per il corretto funzionamento del mercato, per il corretto svolgimento dei rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, e sempre più si afferma un dato di sistema ormai non reversibile, quello cioè del rafforzamento degli strumenti di prevenzione della corruzione, non più quindi solo repressione penale, sanzione penale, ma trasparenza e strumenti appunto di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Se queste due funzioni, preventiva e repressiva, nel futuro dialogheranno di più tra di loro, si integreranno ciascuna per le rispettive attribuzioni e competenze, la strategia complessiva ne uscirà rafforzata. Il CSM è impegnato e lei personalmente sulle porte girevoli dei magistrati. Ci sono novità in arrivo? No, perché il Parlamento non ha, nella passata legislatura, non ha inteso provvedere in via definitiva su questa materia, benché vi fosse più di un disegno di legge, vi fosse stata più di una lettura nei due rami del Parlamento. Beh, poi è difficile tornare a essere un soggetto terzo, imparziale, o è difficile tornare a essere percepiti come tali. Questo è il punto che mi auguro il legislatore di questa difficile legislatura voglia affrontare e risolvere in via conclusiva, benché il fenomeno si sia, quello dei magistrati in politica, si sia drasticamente ridimensionato, ma questo nulla toglie al punto di principio di cui ho parlato. Sarei un pessimo giornalista se non le chiedessi alla fine, in prospettiva regionale, c'è una... Guardi, io fino a quando svolgo questa funzione, che è una funzione di garanzia, di terzietà, di tutela dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, in alcun modo mi metto a pensare, a discutere di altro, questo è certo.